Buona almeno nel risultato la prima per i biancazzurri che all'Adriatico superano per 3-2 il Mantova, ambiziosa formazione di Serie D grazie alle reti di Tumminello, Di Grazia e Ventola, in una serata che ha visto luci ed ombre per la formazione adriatica con una difesa nel complesso da rivedere. Nel terzo turno di Coppa Italia Team, domenica prossima sfida al Castellani con l'Empoli dell'ex Leonardo Mancuso. Zauri all'esordio da allenatore davanti ai propri tifosi schiera il Pescara con il 4-3-3 con Fiorillo in porta, Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso in difesa, Memusciai, Palmiero e Buselato a centrocampo con Galano, Tuminello e Brunoni in attacco. Il Mantova risponde con lo stesso modulo. In una serata calda e umida dirige Rapuano di Rimini di fronte ad oltre 4.000 spettatori. Parte adagio il Delfino che però al 13° trova il vantaggio in un'azione confusa in area ospite. Un difensore del Mantova commette fallo su Tuminello. Rapuano indica il dischetto senza esitazioni con lo stesso attaccante biancazzurro che dagli 11 metri spiazza l'estremo virgiliano per l'1-0 del Pescara. Si mette bene la gara per la formazione del presidente Sebastiani che nella canicola di metà agosto cerca di non forzare su un campo, tra l'altro, come mostrano le immagini, in precarie condizioni. Al 22° si infortuna l'ex teramano Giorgi nel Mantova, sostituito da Diglio. In campo il Pescara controlla agevolmente, alla mezz'ora arriva ad un passo dal raddoppio con il perfetto cross di Del Grosso per la testa di Tuminello che mette il pallone di un soffio alto. Prova la formazione lombarda a proporsi in avanti, ma per Fiorillo c'è solo l'ordinaria amministrazione. Al 39° doppia fiammata pescarese, con prima la parata di Adorni su colpo di testa di Galano e poi la ribattuta di Aldrovandi su tiro a botta sicura di Tuminello a due passi dalla porta mantovana. Al 44° Memusciai, alle prese con qualche problema fisico, abbandona il campo e al suo posto entra l'altro ex teramano Cristian Ventola. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi sul risultato di Pescara 1 Mantova 0. Nella ripresa pronti via e al quinto Guccione fa tutto bene, una volta arrivato davanti a Fiorillo non sbaglia per il pareggio ospite. Tutto da rifare per la formazione di Luciano Zauri che cerca subito di riportarsi in vantaggio, ma al 10° il missile di Palmiero sfiora il palo della porta di Adorni. La squadra di Brando, rinvigorita dal pareggio, prova ancora ad attaccare ma rischia al 16° quando Tuminello in area ospite mette alto da buona posizione. Il caldo mette a dura prova invece la resistenza dei 22 in campo che però giocano nonostante tutto a buon ritmo. Al 18° buona azione sulla sinistra di Tuminello che crossa a centro area dove Galano riesce solo a sfiorare la sfera. Cresce la pressione del Pescara che al 21° ancora con l'ex foggiano arriva ad un passo dal 2-1. Attacca e crea occasioni il Delfino che però manca sempre il colpo del KO. Al 27° Zauri opera il secondo cambio mandando in campo Di Grazia, per un opaco Brunori l'ex catanese risolverà poi la partita. Biancazzurri pericolosi anche alla mezz'ora con un tiro sbilenco di Busellato che si rivela un assist per Tuminello che di testa mette però incredibilmente fuori. Al 31° ancora Pescara con Galano che sbaglia davanti ad Adorni, bravo a respingere ma che poi al 35° non può nulla sul tiro proprio di Di Grazia che fa esplodere l'Adriatico per il nuovo vantaggio locale. Subito dopo il tecnico pescarese richiama in panchina Tuminello per il giovane Borrelli. Il finale vede poi al 40° la parata di Fiorillo su tiro insidioso di Guccione e al 45° il pari momentaneo di Tremolada. Le emozioni però non sono finite perché a scacciare i supplementari al 46° ci pensa Ventola che su perfetto cross di Di Grazia, il migliore in campo, batte il portiere mantovano e va ad esultare sotto la tribuna per il gol del 3-2 con cui si chiude la partita.